Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati, nuova puntata dedicata al format Blu-ray contro DVD quando l'upgrade conviene a metà. Nella puntata di oggi una bella puntata dedicata a un film, un classico girato nel 1979, un horror, ovvero The Amityville Horror, pellicola ispirata a fatti realmente accaduti, almeno così è la leggenda, dedicata all'omicidio familiare, allo sterminio familiare dei DeFeo, una famiglia che è stata appunto sterminata dal figlio durante la notte. Grande mistero è anche quello che è successo dopo con la famiglia Lutz, che è andata ad abitare in questa casa anni dopo, e ci sono stati appunto dei problemi durante il loro breve soggiorno in quella casa, e questo ha ispirato il film The Amityville Horror e anche i contenuti speciali presenti all'interno delle varie edizioni a un video. Infatti oggi analizziamo un po' le varie edizioni, sia nel formato DVD che nel formato Blu-ray, più Blu-ray che DVD, almeno per quanto riguarda le edizioni estere, ma chiaramente parleremo anche dell'edizione DVD italiana uscita a doppio disco diversi anni fa. Allora, come spesso accade nel passaggio tra DVD e Blu-ray, si perdono dei contenuti speciali, e iniziamo a parlare delle edizioni estere. Una delle recenti edizioni uscite in commercio oltreoceano è quella del 2022, edizione della Vinegar Syndrome, edizione abbastanza ricca che comprende i seguenti contenuti speciali. Abbiamo innanzitutto un commento audio, quello storico girato nel 2004 dal dottor Hans Holzer. Abbiamo anche un'introduzione del dottor Hans Holzer, poi abbiamo May Amityville Diaries, che è un extra nuovo girato nel 2022 che dura 21 minuti. Poi abbiamo For God's Sake Get Out, questo è un extra presente un po' nelle varie edizioni uscite in commercio anche in Italia, che dura 21 minuti. Poi abbiamo l'extra Brawling Thunder, che è stato invece girato nel 2017, che è un'intervista fatta con James Brolin, uno dei protagonisti del film. Nel cast abbiamo anche Rod Steiger, ad esempio, e dura 16 minuti. Poi abbiamo Child Play, che è sempre del 2017, ed è un'intervista con Meno Peluche di 16 minuti. Poi abbiamo un'intervista con lo sceneggiatore Sandor Stern di 16 minuti. Poi abbiamo un'intervista al compositore Lalo Schifrin del 2017, che dura 14 minuti. E poi abbiamo un'altra intervista sempre con Schifrin dal titolo Schifrin Haunted Melodies del 2013, però, e dura 10 minuti. Quindi questo è il comparto extra piuttosto ricco presente nella recente edizione della Vinegar Syndrome, ma è uscito in Inghilterra per la 88 Films nel 2024, che include praticamente tutti gli extra presenti per la Vinegar Syndrome. In più si aggiungono altri due commenti audio che sono stati girati proprio nel 2024, quindi qualche extra in più a livello di commenti. Poi abbiamo invece, tornando un po' indietro, nel 2017, l'edizione Blu-ray della Second Sight. In questa edizione sono presenti quasi tutti gli extra della Vinegar, chiaramente non sono presenti quelli che sono stati girati nel 2024, ma tutti gli altri sono presenti, però risulta esserci in più un documentario di ben 80 minuti dal titolo My Amityville Horror, quindi ben 80 minuti. Poi abbiamo l'edizione della Shout Factory, e qui torniamo indietro nel 2013, abbiamo solo un commento audio. Poi abbiamo For God's Sake Get Out, che è quell'extra di 21 minuti girato nel 2004, e poi l'intervista fatto a Schifrin di 10 minuti. Questi sono gli extra invece presenti nell'edizione della Shout Factory. Poi abbiamo l'edizione uscita nel 2019 in Francia per la Bach Films, e qui abbiamo altri extra. Amityville The Facts, che è del 2019, intervista con Stéphane Bourgon, e poi Amityville The Film, sempre del 2019, sempre con Stéphane Bourgon. Questi dovrebbero essere comunque degli extra francesi, e durano rispettivamente 18 e 3 minuti. Poi abbiamo anche un'intervista fatta a Julien Maury e Alexandre Bustillo, di 18 minuti. Ora passiamo invece alle edizioni uscite in Italia. Allora, per quanto riguarda l'edizione nel formato DVD, inizialmente era uscita questa edizione a disco singolo, quindi edizione senza contenuti speciali. Faccio vedere anche fronte retro, ecco qua, edizione della MGM, quindi sprovvista di extra.
però poi è uscita in commercio l'edizione a doppio disco e io ho recuperato invece questa edizione UK che comprende anche la traccia italiana, edizione a doppio disco, quindi con tutti i contenuti speciali, anche un piccolo booklet, voilà, 1 e 2, che adesso vi menzionerò i vari contenuti speciali. Allora, praticamente abbiamo sul primo disco, quindi quello dedicato al film, abbiamo sia l'introduzione e sia il commento audio di Hans Holzer, quindi sono presenti in questa edizione. Poi sul secondo disco invece abbiamo For God's Sake Get Out, che è quella featurette di 21 minuti girata nel 2004. Poi abbiamo appunto due documentari di 42 minuti l'uno, ovvero Histories, Mysteries, Emptyville, The Haunting e Horror and Curse. Allora, questi qua sono due contenuti speciali che sì, hanno comunque a che fare con il film, ma sono più che altro dedicati alla leggenda di Emptyville. Il primo parla appunto della storia dell'omicidio di DeFeo e dei Lutz che vanno ad abitare lì e che ha ispirato appunto il film, mentre il secondo documentario parla anche di quello che è successo dopo, quindi dopo che sono andati via da quella casa i Lutz, che hanno scritto il libro, c'è chi ha contestato appunto la veridicità delle loro storie, insomma, parla tutto tondo della leggenda di Emptyville, sia il primo che il secondo documentario, che ho visto con molto piacere, e sono extra tutti con sottotitoli in italiano. E poi si aggiunge anche Snake Preview, The Remake of Emptyville Horror, perché praticamente nello stesso periodo era stato girato anche il remake, quello con Ryan Reynolds, un buon remake devo dire, io l'ho acquistato proprio di recente, l'ho recuperato nel formato Blu-ray. E quindi questi sono tutti i contenuti speciali presenti nell'edizione del DVD a doppio disco MGM, ma in Blu-ray, come ben sappiamo, è uscita in edizione della Midnight Factory, edizione Trilogy, con i primi tre film. Ricordiamo che ce ne sono tantissimi di film dedicati ad Emptyville, saranno 7, 8, forse anche di più, però in questo box abbiamo soltanto i primi tre film, quindi il primo che vi ho appena detto, poi abbiamo il secondo film Emptyville Possession diretto da Damiano Damiani e poi c'è il terzo film Emptyville 3D, dove peraltro abbiamo anche una giovane Meg Ryan. E in questa edizione abbiamo dei contenuti speciali, ma purtroppo non tutti. Ovvero in questa edizione abbiamo il commento audio, quindi quello è sempre presente, For God's Sake Get Out, che è il documentario di 21 minuti, e poi un'intervista a Lalo Schifrin. Quindi questi sono i contenuti speciali presenti invece nell'edizione della Midnight Factory. Quindi non ci sono gli extra usciti invece per la Vinegar, per la 88 Films, e non abbiamo nemmeno gli extra usciti nell'edizione a doppio disco con i due documentari. Quindi se volete avere più contenuti extra vi consiglio di acquistare questa edizione, peraltro io l'ho trovata davvero pochissimo, soltanto 5 euro, l'ho recuperata grazie a Vinted. Bene, siamo arrivati alla fine di questo confronto con le varie edizioni uscite all'estero, sia nel formato DVD che nel formato Blu-ray. Io vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.